Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me e da Eivor. Siamo a Dublino, stiamo giocando l'Ira dei Druidi e dobbiamo andare a parlare con Siegfried, quindi Damose. Ecco, meno male che ho fatto il salto dalla fede come devo fare. Ok, sta qua vicino. Salve, buongiorno. Io mi butterei in piedi di qua. Poi andrei in piedi di qua. Là. Ok. Eccolo là. Un po' di sportiveggianza. Che è? Sto solo a correre. Non è che ho fatto chissà che cosa. Non imparerò mai. Vogliamo giocare? No, dai, ti prego. Salute, Siegfried. Eivor, che nottataccia. Ho bevuto troppo e ora sto cercando di riprendermi. Purtroppo non posso aiutarti. Ma puoi dirmi cosa sai di questo Thorstein? Ah, papà ti ha detto che ho cercato di unirmi alla banda, eh? Lui è un vero vichingo. Come te, ma più rumoroso. Non ti hanno accettato? Troppo giovane ed esile. Ama non mi ha neanche mostrato il suo covo. Dimmi un po' di questa Ama. Adora la birra come i gatti adorano il latte. È sempre alticcia e passa il tempo sul molo a chiacchierare. Andrò a parlarle. Forse Thorstein si pentirà di non averti accolto nella banda. Ascoltami. Se sei furba, non sfidare Ama. È una guerriera feroce. Vabbè, vedremo. Allora, trova e interroga Ama. Spesso passa il tempo a bere sul molo. Quindi è un'imbriachella. Allora, io ho messo il punto là perché volevo andarmi a prendere la roba che c'è qui, ma la togliamo. E sul molo. Ah, qui siamo già. Qua. Quindi il molo o qua o là. Vabbè, diciamo in per di là, dai. Damose. Vediamo. Attenzione. Ok, preso le frecce. Non mi sembra lei. Ok, eccola. Deve essere Ama. Eccola qua. Oddio, ma voi vedete che c'è la scommessa di bevute dove io perdo? Cosa bevi, amica mia? La migliore birra in città? Io voglio solo il meglio. È per questo che hai la mia attenzione. Che ci fai qui, tesoro? Cerco buona birra e buona compagnia. Sei capitata alla birreria giusta. Ottima birra e grandi conversazioni. Dal bere si passa a conversare. E poi... beh, chissà. Scopriamolo. Sta piaciuta di Eivor. Allora, un nuovo punto di viaggio rapido è stato aggiunto alla mappa del mondo, va bene. Ecco, adesso io devo... questa gara di bevute non ho mai vinto, eh. Ah! O forse una volta, non mi ricordo. Ora comincia a barcolà. I monaci si ostinano a non difendere il loro argento. No. Che stai? Vaffa all'uovo. Vabbè, ma dai, Eivor. Niente, non vincerò mai a sta gara di... cioè, se fosse dal vivo sicuramente vincerei. Ma la coordinazione... bere, mantenersi in equilibrio proprio non m'entra in capoccia, eh? No, ho sbagliato. Hai perso, ma ovvio. Continua. Vabbè, non mi sono brigata. Oh, ancora sete. Su, tesoro, ora fermati o farai un disastro. Sei una donna affascinante. Che ma fai io, nella vita? Hai sentito parlare di Thorstein? Sono una sua amica molto fidata. Ne ho sentito parlare. Sarai fiera della sua fiducia.
Per me è come un fratello, ma un fratello un po' ingenuo. Mi ha affidato la chiave del suo covo segreto. Ha un covo? Mi piacerebbe molto vederlo. A Dubgal Landing? Mi spiace, ma Thorstein non approverebbe. Però forse potresti mangiare qualcosa con me. Preferirei fare altro con te. Oddio! Non vedo l'ora di scoprire che cosa. Ma, sì, paziente, non mi sento molto bene. Forse è meglio che mi muova. È necessario occultarmi qui. Devo ottenere quella chiave. Cioè, sta facendo tutto questo col cappellino e Babbo Natale? Se sto attenta, posso evitare di combattere. Umbriache frasciche. E intanto sta battendo i pezzi a Ama. Ruba la chiave e fa attenzione ai suoi guardi, ok? È un problema mo che siamo umbriache, eh? Cioè, è un problema proprio, Eivor. Io ti do una mano, ma a te te devi pure aiutare da sola, eh? Dove se ne va? Se te butti nell'acqua, te rinfreschi, eh? Te passa la sbronza? Ti è passata la sbronza? Pare di sì. Pare di sì. Oh, in acqua gli è passata subito. Dai. E le guardie dove sono? Là. Là. Mamma, anche tu sei un po' ingenua. La chiave ora è mia. È tempo di andare a cercare il covo. Olè. Easy proprio. Allora, vediamo un po'. Dove si trova il covo? Ah, proprio lì dove... proprio lì dove volevo andare. Va bene. Allora, si entra da qua. No, state buoni. Che non ho fatto niente. Allora, entro da qua, esco in per di là e sto subito... Ok. So subito dove devo stare. Allora, qui ci stanno un bel po' cosa di... Cosa vedi, vecchia amica? Tutte cose brutte. Il cioè, sicuramente è là che devo andare. Però, mo, come posso... Dovrei fare fuori questo, ma come lo faccio fuori senza farmi vedere? It's impossible. Qualcuno mi vede? Oh. Ok, quello si è fermato là. Qui ci devo mettere... non posso andare così. Ci devo buttare qualche cosa che si incendia. Che si incendia. Allora, devo far fuori tutti, dai. Però non posso fare una cosa a stealth. Che c'è qualche sistema di allarme che devo disinnescare per caso? Non mi pare, no? Allora, allora, vediamo un po'. Attenzione. Tra un po' finisco pure le frecce. L'ho finite. Ok. Più niente. E adesso andiamo di mazzate. Olè. Oh. Ma neanche... Oh. Ma neanche se me paghi. Olè.
Fuori un altro. No. Ma via giù, via, via, via. Vieci, vieci. Trolla a me. Tutti insieme. Dai, così. Dai. Recuperiamo le frecce. Sì. Dai. Dai. Come te scopri te marchio a vita? Vai avanti te, grazie. Ole. Dai. La. Raccogli. No. Ma cosa? Ma che te stai inventando, ciccio? Che te stai inventando? La. A posto. Ole. Che altro c'è? Nessuno? Tutto qui quello che sapete fare? Tutto qui. Allora, adesso io potrei cercare effettivamente. Ok, recuperiamo frecce. Il covo di cui. Ma. Il covo di cui parlava Ma. Ah, sblocca la porta. Ah, ma forse ci si arriva lo stesso da là? Sono me lo vedi? Per te, Thorstein. Mm-hmm. Zona vietata, attenzione. Qua c'è qualcosa, Debreda. Ole. Che profumo di ricchezza. Ora per le palle mosce di Thor. Dov'è? Non lo so. Attenzione. Oh. Ehi. Ma mi spiezzo in due. Oh. Mortacci. Sacci vostri. Se siete. Oh, ammazza, velocissimi questi proprio, eh. Oh. Una bella capocciata e via. T'hai visto? Tu chi sei? Lega. Come dai. Hai fatto entrare? Indovina. Hai fatto un errore a prendertela con Barid MacImar. Mm-hmm. Aspetta un po'. Vuoi uccidermi? Porterai la mia testa al padrone irlandese. Un attimo, prima fammi, depredà quello che posso depredà. Razione. Sorci. Si è fatto pure il trono. Lettera di Katie il naso piatto. Thorstein, quando sarai stanco di fare il buffone nella tua preziosa Irlanda, vieni su al nord tra le isole sparse. Ti darò razziatori, barche e un pezzo di terra in cui vivere. Potrai depredare le Ebridi come e quando vorrai. Katie il naso piatto. Mm-hmm. Naso piatto. Vediamo un po'. C'è nient'altro? Non mi pare. C'è solo lui là sotto. Damose. Scendi, scendi là. Oh dei. Vuoi uccidermi? Porterai la mia testa al padrone irlandese che tu e Barid servite. Ovvio. Io non ho nessun padrone. Idiozie. Se tu avessi orgoglio norreno, saresti come me e scacceresti quei fanatici cristiani dall'isola. Non devo essere vista in quest'area. E curarsi dei vichinghi invece di accudire i bastardi che hanno ucciso i nostri antenati. Unisciti a noi,
Mi serve qualcuno con le palle e la paga è buona. Fa silenzio e forse ti risparmierò. Conduci Thorsten al castello. Vamos. Allora, il castello è in per di là. Allora, aspetta. Deo, io c'ho ancora questo. C'ho ancora il lupo? No! Fermati! Oh no! Ti ammazzo! Ma perché? Ma fatte una fracci tua! Ah, questa è la vendetta. Sì. Un altro giocatore è stato ucciso, vabbè. Non la volevo fare, però vabbè. L'ho accettata inconsapevolmente. Ok, allora. Dannato. Mi fai mettere questo sopra? Se te stai fermo. Là. Ok, allora, andiamo sempre di qua? Vediamo un po'. Devo cambiare cavalcatura, eh? Devo prendere il cavallo normale. Allora, il castello dovrebbe essere questo, no? Sembrerebbe di sì. In alto. Ah, forse è la casa lunga. Boh, non lo so. Proviamo, mo giriamo a sinistra, eh. Salve, salve, non so che lingua parlate, ma va bene. Ok, sì, è la casa lunga. Dai, cavalluccio. Cavalluccio, lupuccio. Ma io entro con tutto il lupo, sai che vi dico? Non si può, vabbè. Ok. Mi fate prendere lui? Raccogli. Damose, ciccio, damose che siamo arrivati. Un trasgressore che consegno al tuo giudizio, re Bard. Thorsten, la mente dell'agguato ai nostri danni. Sai come funziona, Bard. A un uomo serve argento. Il riscatto di un re vale il tesoro di Dublino. Anche se dubito molto che le tue casse siano piene. Una tua parola, Bard, e gli taglierò la lingua. In piedi, Thorsten. Mi insozzi il pavimento. È una decisione seria. Desidero il consiglio di un'amica preziosa. Eivor, che dovrei farne di questa canaglia? Un'esecuzione solenne, una morte brutale, un'esibizione di crudeltà. Oddio. Un'esecuzione solenne? Andiamo così? Sì. Tutti devono sapere che sei un re giusto e risoluto. Devi ordinare un'esecuzione solenne e dignitosa. Ben detto, Eivor! Non voglio faide sanguinarie per gli anni a venire, Thorsten. Tu non ne vali la pena. Dublino confischerà tutti i tuoi averi. Ti esilio per sempre. Vattene entro sera. Inginocchiati e mostrati grato. Buona fortuna, re. Esistono luoghi migliori di Dublino. Padre! Perché mostrare debolezza? Se dai al nemico un pezzo di corda, presto ti ritroverai impiccato. Pace! Presto Flanshin regnerà sull'isola. Flanshin ha sia il potere di dare che quello di togliere il regno a me e a mio figlio. È lui al centro di tutto. Ma Flan, diffida di me. Non crede che io sia un vero cristiano. Mostrando pietà cristiana, spero di fargli cambiare idea. Sei più astuto di quanto pensassi, cugino. Forse risparmiare Thorsten ti varrà il regno, ma sarà un gesto sufficiente? È per questo che devo puntare anche sul commercio.
Flan capirà che la potenza dei porti di Dublino sostiene l'Irlanda intera. Mostragli la ricchezza del commercio, cugino. Ottieni merce rara da terre lontane, spezie, gemme, armi. Per poi fargliene dono all'incoronazione. Riconoscerai il prestigio di Dublino e mi assicurerai il trono. Flan apprenderà del tuo gesto cristiano. Intanto io parlerò con Azar di un dono. Raggiungimi per l'incoronazione. Andremo insieme. Ok, missione completata. Allora, adesso io... Allora, dobbiamo andare da... Consolidare Rat Down. Vorrei cambiarmi questo cazzarola di lupo. Allora, inventario innanzitutto, vediamo che cosa abbiamo. Va bene, oggetti di missione. Ok. E... Per poter avere un dono esotico per l'incoronazione di Flan, Eivor deve assicurare un nuovo posto commerciale ad Azar. Ok. E... Damose, boh. Ho capito, ciccio. Ah, aspetta, cavalcatura. Andiamo un po' qua, cavalcatura. Voglio cambiarmi la cavalcatura. Ma che razzo dici, ragazzi? Ma io boh. Allora, vediamo un po'. E qua voglio prendere un cavallo. Posso cambiare cavalcatura? Ok, sì, posso. Voglia. Allora, vediamo. Eccoti, un po'. Eccoti, Corvo. Mm-hmm. Da un'occhiata alla merce. Yes. Fammi vedere la tua roba. Posso vedere la merce? Mi sono addestrata, eh. Va che roba. Allora, però no, voglio un cavallo, questo è molto bello. Disponibili, dunque, in mio possesso sono questi. Ok, quindi abbiamo 6 cavalcature, ok? Solo queste c'ho, però io. Potrei prendere questo, è molto bella. Se no potrei comprarne una di cavalcatura da questo tizio, tipo questo. Questo è veramente bello, eh. Cioè, posso dire, 480. Noi abbiamo 1522, siamo un po' poverelle, eh. Bello questo. Molto bello. Costano tutti uguali? No, questo è quello che costa di più. Tiè che cavalcatura? Vabbè, per il momento cambiamoci la nostra, va? Facciamo così. Prendo questo nero. Ok. Ma davvero non c'è altro che ti no, interessa? No, vedere? Per il momento no, perché abbiamo pochi dollari. Devo andare, alla prossima. Allenami, sono allenata. Grazie, ciccio. Allora, vediamo un po'. Dov'è? Eccolo. Dai, Davis. Allora, adesso andiamo dove dobbiamo andare. Ci voleva il cavallo mo, ci voleva. Aspetta. Prendo un po' di reazioni. Andiamo in per di qua. Dobbiamo andare da Zao, che ha la bancarella qua. Olè. Si levi, signorina. E chi c'è qua? La Eivor, benvenuta al mio negozio. Vorrei chiederti un favore. È un piacere rafforzare un'amicizia. Che cosa cerchi? Barid intende vantarsi con Flan del commercio di Dublino. Possiamo ottenere un dono esotico da terra lontane. È esattamente il pensiero che mi affligge. Vedi, ho acquisito possedimenti a Raddown, ma erano terre di Thorstein in realtà. Ora quel territorio è pieno di problemi e di contrabbandieri. Liberare quella via commerciale ci ricompenserà sicuramente. Vorrei che la ricompensa fosse un dono esotico. Ma quale? Conosco un mercante di spezie che cerca pelli di ottima qualità e a Raddown abbondano. È un affare perfetto. Una spezia è un ottimo dono regale. Grazie, Azar.
È a nord di qui. Tu pensa ai contrabbandieri. Io starò qui tranquilla. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Ok, allora, consolidare Ratwood. Conquista l'avamposto commerciale di Raddown. Dovrei andarci ora. Sì. Allora, chiamiamo la cavalcatura. Che sta? Eccola. Dai. Damose. E dai, però. Niente, oh. Vabbè. No comment. Allora, 700 metri. Ce la possiamo fare. What? Allora, c'è un punto di ponte. Ah, vabbè, ma a noi non ci serve il ponte, perché noi possiamo passare bellamente con il cavallo. Mi scusi, eh? Là. Poi mi devo prendere tutto quello che c'è qua, eh? Allora. Aspetta, ma stiamo andando bene? Vendica, non me ne può fregare di meno. E dove sta? Ah, qui, qui. Ok, avamposto commerciale. Sì, stiamo andando bene. Damose. Famo la sconcia? No, penso che ci si arriva bellamente in per così. Allora, credo che sia quello là. L'avamposto commerciale. Quindi per di qua c'è un bel ponticello. Abbiamo sbloccato un altro viaggio rapido. Perfetto. Faccio la sconcia, quindi. Eccolo qua. Allora. Toccheranno a vista qui. Ovvio. Eccoli. Mm-hmm. Devo eliminarli tutti per Azar. Sì. Allora, facciamo una panoramica. Mostra. Ok. Attenzione, attenzione. Ok. Dammi la forza! Oh! Devi da morì! Madonna, la violenza di questa donna! No! Te hai visto? Presto ti faremo spingere. Intanto tu muori. Pure tu. Olè. Attenzione. No, 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 no. Per te è finita. Fido e Rich. Ok. Tutti morti? No. C'è rimasto questo. Vamose su. Vabbè, questo è un arciere di me. Là. Olè. Poi. Chi altro c'è? Nessun altro. Là. Olè. Aspetta, aspetta, perché qua c'era qualcosa? C'era un passaggio? No? Sì, buh. No? Va bene. Reclamo?
Costo di costruzione. Costruisce ora questo avamposto commerciale. Ha raccolto e inviato pellicce e tessuti tinti forniti dai migliori cacciatori e tessitori. Necessita di alcune riparazioni, ma con un po' di impegno potremmo inviare pellicce e tessuti in tutto il mondo. Ovvio, damose. Gli avamposti commerciali sono il top. Ok, abbiamo l'avamposto. Di qua. Yes, dica. Sei un uomo di Azar? Sì, lo sono. Azar mi ha detto che avete interesse a scambiare delle pelli per un dono. Sì, mostrerà la forza commerciale di Barid a Reflan. Avremo le pelli che chiedi. Come posso aiutarti? Con le scorte per gli avamposti commerciali. Le useremo per costruire un punto di commercio. Dove posso trovare le scorte? I monasteri sono un buon posto. Avranno ciò che ti serve. Come collaborate tu e Azar? Ci sono altri avamposti commerciali? Vorrei sapere come fai affari con Azar. Io procuro le pelli, le lavoro e le spedisco a Dublino. Azar le commercia via mare. Vogliamo migliorare l'avamposto commerciale. Potremo inviare carichi di pelli più spesso e averne una scorta più grande. L'Irlanda deve avere molti avamposti commerciali. È così. Ogni avamposto tratta merci diverse. Qui raccogliamo pelli, ma altrove troverai di tutto. Ok. Grazie, amico. Saluti, Eivor. Allora, possiamo anche, però... Allora, trovare le risorse per costruire l'avamposto. I carichi irlandesi sono nei monasteri come l'abbazia di Lambay. Perché qui possiamo migliorare questi avamposti, no? Giusto? Ora però non possiamo. Ok, va bene. Qui si poteva andare? Nope. Forse da qualche parte sì, però, Non vorrei dire, ma... Vabbè. Poi vediamo. Allora, mi prendo... Ok. E andiamo... Oh, mille e passa metri. Allora, mentre noi ci dirigiamo bellamente a fare scorte di materiali che ci servono per ampliare questi avamposti... Io e Eivor vi salutiamo e vi... Dove sta? Vediamo un attimo. Allora, sta qua proprio. Quindi io direi che ci possiamo andare bellamente con la nave. E facciamo una razzia praticamente, no? Eh sì. Allora, andiamo qua. Viaggio rapido. Viaggio rapido. Ok, andiamo con la nave. E già abbiamo accorciato i tempi. E niente, un saluto a tutti da me, da Eivor e dalla Ciurma. E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.